Oggi le nostre conoscenze si estendono dall'infinitamente piccolo all'infinitamente grande. Ci ritroviamo più soli e spaesati che mai, con un'immensa sensazione di essere insignificanti, difficile da sopportare, ma ancora più difficile da gestire, proprio a causa di tanto sapere. Infatti noi siamo un passaggio, un ponte, dove è impossibile creare una fissa dimora, ma sul quale è anche impossibile sostare a lungo. Questa è la nostra grandezza e la nostra fragilità. In questo contesto occorre creare un equilibrio nuovo, in cui l'energia che per istinto si manifesta come paura assuma l'aspetto di forza, di segreta aspirazione e ci spinga verso l'oltre, che sembra essere comunque il destino incarnato in noi. Vista anche l'incredibile irrequietezza che ci contraddistingue come specie. Ecco perché oggi, più che di paura vera e propria, si parla di ansia, di fobie, umori, stati d'animo, tensioni e stress e soprattutto di panico. Ma andiamo per gradi, vediamo prima di tutto che cos'è in sé la paura e come si manifesta. La perfezione di questo meccanismo ha del meraviglioso, infatti l'organismo viene stimolato nel suo insieme per essere pronto a dare una risposta multipla. Questa vasocostrizione fa aumentare la pressione del sangue, facilitando le prestazioni muscolari e al tempo stesso riducendo il rischio di sanguinamento in caso di ferite. Il corpo freme, segno dell'aumento di tono muscolare, si è pronti a scattare e il respiro aumenta così da avere più ossigeno a disposizione per agire e per alimentare l'aumentata attività cardiaca. Qualsiasi attività digestiva si blocca, stomaco e visceri si contraggono, una sospensione dettata dalle nuove priorità e dalla conseguente necessità di non sprecare energie. Il volto sintetizza e riflette tutto questo anche per comunicare agli altri componenti del gruppo ciò che si prova. L'espressione della paura è qualcosa di indiscutibile. Da impulso diventa linguaggio, il più antico, funzionale non più alla sopravvivenza dell'individuo, bensì alla specie.